Pubblicato sul sito dell'Unione della Romagna Faentina l'avviso per l'indagine di mercato relativo all'affidamento dei primi lavori al Palazzo del Podestà. Parte quindi ufficialmente uno dei progetti principali dell'attuale amministrazione Manfreda. Il progetto di recupero del Palazzo del Podestà fu presentato nell'aprile del 2015, ma in questi anni è rimasto fermo poiché legato a doppio mandato alla vendita di Casa Manfredi. L'eventuale acquirente di Casa Manfredi avrebbe finanziato i lavori al Palazzo del Podestà. Purtroppo la vendita di Casa Manfredi non sta procedendo veloce come il Comune aveva sperato ed è stato quindi necessario un piano di riserva per recuperare il palazzo. Nell'ottobre del 2016 il Comune si è aggiudicato 740.000 euro di fondi regionali indispensabili per riqualificare la sala dell'Arengo, la sala principale, un tempo Parlamento cittadino, e ora i lavori potranno iniziare. 490.000 euro la base d'asta per questa prima parte di recupero. Il Palazzo del Podestà sarà destinato a esposizioni, convegni e piccoli spettacoli. Questa è la prima tranche dei lavori del progetto complessivo di 1,5 milioni di euro. Questa prima parte parliamo di un progetto, diciamo, circa un terzo rispetto all'importo complessivo e riguardano sostanzialmente la copertura e gli interventi, diciamo, alla struttura. I lavori dovranno essere completati entro il 2017, dopodiché come si proseguirà? Sì, allora devono essere completate entro il 2017 perché così era previsto dal bando regionale di erogazione del contributo, che appunto questa prima tranche c'era l'impegno di iniziarla e completarla entro l'anno, poi si procederà appunto con la rendicontazione di questa prima parte. Dopodiché si continuerà nel 2018, quindi l'anno 2018 sarà interessato totalmente da tutti gli altri lavori relativi appunto alla parte interna, agli impianti eccetera, per restituire alla città il Palazzo del Podestà, con l'obiettivo di riaprirlo fine 2018, inizio 2019. Ecco, c'era il progetto di realizzare una nuova torre per garantire l'accesso soprattutto ai disabili, rimane questo progetto? Sì, lo confermo perché appunto oggi sappiamo che l'unico accesso è quello previsto solo dalla scala che dà appunto sulla piazza delle erbe, ma non è l'accesso per i disabili, quindi il progetto prevede la realizzazione di una seconda scala, quindi fatta torre, con all'interno l'ascensore appunto per le persone diversamente abili. E questo consentirà sia di aumentare la capienza dei posti all'interno, che oggi è limitata appunto a 99 posti, sia appunto, come dicevo, l'accesso alle persone con disabilità. Ecco, il problema fino adesso dei lavori dal Palazzo del Podestà era il fatto che il bando era legato alla cessione di Casa Manfredi. Come si finanzierà quindi la seconda parte dei lavori? Allora, per quanto riguarda Casa Manfredi non si è potuto attuare questa operazione in quanto appunto Casa Manfredi richiede dei tempi certamente più lunghi rispetto a quelli invece previsti su Palazzo Podestà, che come sappiamo gode appunto di contributo regionale, per cui ha dei tempi di realizzazione e poi rendicontazione degli importi molto molto stretti. Pertanto si è deciso di accedere appunto a un mutuo per la parte di competenza del Comune, e questo è possibile grazie al fatto che in questi anni appunto il Comune ha ridotto di circa la metà l'importo appunto del debito pubblico, quindi oggi è in grado appunto di sostenere certamente gli oneri relativi a questo mutuo. Federico Lega per Faenza Web TV.